Ok, giovani e partecipazione politica, questo è il tema, avete visto quel focus partecipazione, per cui oggi abbiamo come focus principale questa popolazione giovanile che è sempre più attivo, o forse no, non lo so, lo vedremo, lo capiremo insieme, o comunque col desiderio di partecipare, la politica forse risponde. Prima suggestione che ti lascio è: nelle prossime elezioni ci sarà la possibilità ai 18enni, cosa che prima, di poter a partecipare all'attività politica anche in Senato, non solo in Parlamento, e di conseguenza un cambio della politica, un cambio della comunicazione, delle esigenze diverse? Questa riforma, che addirittura è una riforma costituzionale perché ha modificato la nostra Costituzione, incomincia ad allineare un po' i due organismi principali della politica in Italia, che sono proprio la Camera e il Senato. Fino all'altro ieri, prima dell'estate, il Senato era appannaggio della partecipazione elettorale soltanto degli over 25, quindi dei giovani adulti, diciamo. Adesso invece potremo vedere per le prossime politiche un livellamento tra le scelte politiche dei giovani sia nella Camera sia nel Senato. Questo sarebbe un intervento davvero rivoluzionario se i nostri giovani partecipassero ampiamente anche alla politica elettorale, cioè se andassero alle urne per votare. Vedremo, scopriremo nell'arco di questo appuntamento che forse proprio così non è, nel senso che i giovani hanno diverse forme di partecipazione, ma la partecipazione elettorale è sempre abbastanza scarsa e in particolare incide poco rispetto poi all'esito delle elezioni. L'abbiamo visto con le ultime politiche, ma abbiamo visto anche che sono abbastanza polarizzati i giovani nelle scelte e quindi in qualche modo hanno una loro posizione specifica, particolare all'interno dell'arena politica. E infatti la seconda suggestione così è sul sito del governo, nello specifico per quanto riguarda il discorso delle politiche giovanili, c'è un piano nazionale proprio per il coinvolgimento, per aumentare la partecipazione attiva da parte dei giovani. Queste sono interventi che hanno avuto seguito a partire dal 2018 con la legge 145 del governo Conte e sono delle strategie, diciamo, nazionali che vogliono incentivare la partecipazione giovanile alla politica. Partecipazione giovanile alla politica, prima abbiamo parlato di elezione, quindi partecipazione elettorale, ma partecipazione che non si riduce soltanto a questo, ma comprende anche la partecipazione più intangibile, come la partecipazione ai partiti politici, la partecipazione alle manifestazioni, la partecipazione alla vita civica del paese. Quindi quando noi parliamo di partecipazione subito immaginiamo al seggio elettorale, ma in realtà la partecipazione è qualcosa di molto molto più esteso e molto più ampio. Questa strategia, attraverso la predisposizione, la disseminazione di buone pratiche, vorrebbe riportare l'attenzione ai giovani delle questioni politiche dell'interesse del paese. Chissà se questa strategia, lo scopriremo soltanto fra qualche anno, come tutte le strategie hanno tempi lunghi di assimilazione e di messa a terra, avrà degli effetti e degli effetti positivi, così come sono sperati dal disegno di legge. Sara, salterei sul tema, appunto, tu hai menzionato il fatto di capire gli effetti nel medio e lungo periodo chiaramente di determinate azioni, no? Però è chiaro che bisogna partire da dati e informazioni. L'osservatorio dell'Istat produce costantemente dei report sul proprio la tematica della partecipazione politica in generale dei cittadini e poi fa anche dei focus per quanto riguarda chiaramente i giovani.
cioè, è uscito appunto questo report, non è recentissimo, come abbiamo detto, tanto come i movimenti sono lenti, non sono improvvisi, eccetera, per cui è inutile un'indagine quasi quotidiana, e questa indagine ci racconta un po' quella che è l'evoluzione o l'involuzione della partecipazione politica. Vuoi prendere riferimenti qualche spunto così che ti ha particolarmente sensibilizzato? Partiamo proprio dal contesto. Siamo nell'ultimo report Istat sul tema della partecipazione politica, come diceva Stefano, partecipazione che quindi non riguarda soltanto i giovani, ma dove possiamo avere delle finestre di confronto fra le generazioni. Siamo nel 2019, quindi ci riferiamo anche agli esiti delle ultime elezioni politiche. Come si compone questo quadro per comprendere la partecipazione politica? Come dicevamo prima, non si tratta soltanto di partecipazione elettorale, se si guarda il rapporto, ma anche di interesse verso la politica, e sull'interesse verso la politica abbiamo la prima notizia interessante per quanto riguarda i giovani. I giovani non sono tanto sfiduciati quanto i senior, ma sono soprattutto disinteressati alla politica. Vediamo che la quota prevalente di disinteresse si colloca proprio nella fascia giovanile della popolazione. Allo stesso tempo, però, noi vediamo che i giovani hanno un modo diverso di interessarsi di politica. I senior si interessano di politica prevalentemente attraverso i canali tradizionali, primo tra tutti, lo sai benissimo Stefano, qual è la televisione, l'amata televisione, ovvio. Ma poi soprattutto quelli meglio informati utilizzano anche canali secondari. Il primo che compare tra i canali secondari sono i giornali cartacei tradizionali. I giovani, all'interno di questa dimensione informativa, incominciano a svolgere la loro piccola rivoluzione generazionale, perché come primo canale non compare più la televisione, ma compaiono i social network e il web in generale. Quindi incomincia a delinearsi un modo nuovo di trattare di politica e di partecipare all'arena politica, un modo che non comprende dei mezzi tradizionali, seppure siano presenti anche per quanto riguarda la fascia giovanile, ma che introduce un'innovazione. Altro aspetto della partecipazione politica che confligge un po' col galateo di Della Casa è il parlare di politica. L'Istat misura anche i livelli di partecipazione sulla base di quanto si parli di politica. Basta aprire un qualsiasi social network e vediamo che se ne parla certamente tanto. Anche se questi dati Istat del 2019 provenienti dal report ci dicono che in realtà di politica i giovani non parlano tantissimo, probabilmente sono più interessati a parlare di altro, anche se è molto importante nella scelta politica, nelle preferenze politiche per i giovani, il dialogo informale, il dialogo informale con i pari, quindi con i coetanei, ma soprattutto il dialogo informale all'interno della famiglia di origine. Quindi se potessimo trovare un quadro di sintesi della partecipazione giovanile, potremmo dire che c'è disinteresse, ma ci sono anche dei canali particolari attraverso cui si può costruire un nuovo interesse dei giovani alla politica, e questo nuovo canale passa attraverso innanzitutto il dialogo informale e attraverso i canali di comunicazione via web. Questo, secondo me, ci fornisce qualche linea guida anche per quanto riguarda la strategia di cui abbiamo parlato prima per incentivare la partecipazione politica dei giovani, che potrebbe costituire un caso di buona pratica. A proposito di casi di buona pratica, e qui sforo un attimo rispetto al tema proposto dalla report, ci sono in effetti dei casi di buona pratica, e questi casi di buona pratica in effetti utilizzano proprio la strategia del dialogo. Abbiamo visto un movimento politico giovanile che interessa i giovani alla politica, e lo fa proprio attraverso l'istruzione, il dialogo, il confronto, la parola. Quindi se volessimo dire in conclusione di questa breve illustrazione del report, poi Stefano mi dirai anche tu cosa ti ha incuriosito di più di questo report, diciamo che i giovani per entrare nell'arena politica hanno bisogno di parole, hanno bisogno di parlarne e hanno bisogno di dialogare, anche attraverso dei metodi innovativi rispetto alla tradizione e rispetto alla partecipazione tradizionale.
piccola nota, e questo è molto interessante perché diciamo che è anche un po' controintuitiva rispetto a tutto quello che ho detto finora, i giovani sono quelli che partecipano in maniera più attiva alle manifestazioni, quindi alla partecipazione più analogica che esiste, i cortei, le manifestazioni in piazza, i primi sono ancora, per fortuna, i giovani, quelli che si spostano e quelli che scendono in piazza. Ma allora Sara, c'era giusto un passaggio che mi aveva appunto, ce ne sono stati tanti che mi hanno incuriosito, e appunto ci sono una serie di così grafici che rappresentano un po' tutti questi movimenti di scostamenti dall'indagine precedente a questa più recente. Quello che mi aveva un pochettino così colpito, definiamola così, era quella relativa, in secondo delle fasce di età, uomini e donne, l'utilizzo di internet, si crea una disparità man mano che va sull'età. Per cui man mano che sale l'età c'è più utilizzo di internet dalla parte maschile che dalla parte femminile. Invece nell'età giovanili c'è sostanzialmente una parità, anzi nell'età, nella fascia 25-34 quasi quasi il mondo femminile è più attento all'utilizzo di internet per la politica. Così, era una nota, un'osservazione. Allora, c'è però una cosa che così, una suggestione, mi piacerebbe vedere questa indagine rifatta oggi, dove la politica ha inciso sulla quotidianità dei giovani in maniera importante. Io credo che la conversazione sulla politica in questi ultimi 2 anni sia stata veramente elevatissima, credo che ci sia stato un boom di interesse politico proprio perché l'incidenza è stata alta, vedi tematiche coprifuoco, vedi tematiche bar, discoteche, divertimento, cinema, eccetera, eccetera. Per cui sarebbe curioso rifarla oggi nel 2021 e vedere veramente che cosa è successo. Per cui mi verrebbe a dire, quando la politica ha un peso specifico su se stessi percepito molto alto, molto probabilmente è chiaro che l'attenzione cambia in maniera importante. Per cui bisognerà fare in modo che la politica incida in maniera importante sulle persone, perché così aumenti la partecipazione attiva.